io una volta, io ho avuto un italiano anch'io, lei. Ed eccoci qua, siamo alla prova speciale Enduro Test e adesso facciamo una ricognizione in motocicletta con il nostro Rossi che mi filmerà e cercherò di mostrarvi un po' le traiettorie più idonee a una prova di enduro. Come già ho annunciato lui, dicevo che appunto in un enduro test, quando abbiamo uno spazio molto abbastanza diciamo largo e scorrevole e veloce, è bene che le curve vengano sempre impostate con la traiettoria più esterna all'inizio per chiudere poi sul finale. Cioè un po' al contrario di quel che si crede, soprattutto quando abbiamo un terreno molto difficile e scivoloso come è in questo caso, che è molto secco, è molto più interessante impostare una traiettoria anticipando, allargando, prendendo molto margine sulla curva per stringere poi in successione in frenata. Quindi vedrete che io cercherò sempre di anticipare la curva buttandomi tutto l'esterno prima della traiettoria e stringendo poi in uscita. Thank you.
Oh, la linea è bellissima. Mi spiace di non essere più un pilota vero come una volta. Comunque veramente bella, tracciata bene. Forse da rinforzare un pochino in certi punti perché è poco visibile il cambio di traiettoria, un po' repentino, però molto bella.